Paolo Gatta del ristorante Pascia d'Invorio. Oggi vi presento un risotto alla zucca, topinambur, fonduta di Bettelmatt e tartufo bianco d'alba. Gli ingredienti per questa ricetta sono riso carnaroli, burro, parmigiano, scalogno tritato, topinambur, zucca, panna e Bettelmatt. E per finire del tartufo bianco d'alba. In una casseruola andremo a mettere dell'olio, una noce di burro. Andiamo a tostare il nostro riso, andremo ad aggiungerci il topinambur e bagniamo con il brodo. Nel frattempo, in un'altra casseruola andremo a mettere la panna, la porteremo a ebollizione e la lasceremo ridurre. Aggiungeremo il Bettelmatt e otterremo una fonduta. Nel frattempo continueremo a girare il nostro riso. A tre quarti della nostra cottura andremo ad aggiungere la zucca. E siamo pronti per mantecare il nostro risotto. Andremo ad aggiungere del burro e cominciamo a mantecarlo. Dopo qualche istante andremo ad aggiungere del parmigiano reggiano. E infine andremo ad aggiungere della Santoreggia di montagna. Serve a ricordare i profumi del Bettelmatt. Prendiamo il nostro piatto, andiamo ad adagiare il nostro risotto al centro, prenderemo la nostra fonduta di Bettelmatt, la adagiamo al centro del nostro piatto, decoreremo con qualche fiore di borragine, qualche rametto di Santoreggia. Completiamo il tutto con del tartufo bianco d'alba. Il nostro risotto zucca topinambur e fonduta di Bettelmatt con tartufo bianco è pronto. Degusta TV, la TV che fai tu.